Vi parlo di fiabe oggi, perché c'è una cosa carina, sentirete parlare fra un po', fra qualche tempo, verranno lanciate le favole in cui i piccolini, i baby spettatori, potranno intervenire e scegliere il contenuto della fiaba e il finale della fiaba. E abbiamo parlato di fiabe, abbiamo ascoltato delle belle musiche, sempre nella prima parte della trasmissione. Allora io adesso vi racconto una fiaba. Che non è una bella fiaba, perché finisce come non avremmo mai voluto che finisse. Ed è la fiaba di una nostra collega e di una nostra amica, ed è sicuramente una vostra amica. E lei si chiama Simonetta Zauli, di Radio 1 Musica. Ecco, la notizia è arrivata da poco, qui è girata in radio da poco, insomma, oggi Simonetta Zauli non ce l'ha fatta. E ecco perché dico che la sua storia è finita male. Lei era gioiosa, una voce bellissima, una collega magnifica, una bella persona. Si dice sempre così quando le persone non ci sono più, ma questo caso è proprio vero. Io non so dire le cose belle, però vi assicuro, era una cosa bella e noi la ricordiamo così. Buona giornata a tutti da Simonetta Zauli e bentrovati per una nuova tappa del nostro viaggio verso i luoghi del cuore. I luoghi del cuore che possono essere quei luoghi dove siamo nati e dove abbiamo radici, oppure quei luoghi dove siamo stati magari solamente una volta, ma che ci siamo portati e ci portiamo nel cuore e nei quali di tanto in tanto torniamo con il pensiero. È dopo aver scoperto Chet Baker che ha compreso il vero significato di fare musica con il cuore. E lui, che la musica si è consegnato fin da bambino, dopo essersi preparato con impegno ed entusiasmo, ha allineato il suo talento al pentagramma. Tra un tributo a un grande del passato, una celebrazione in chiave jazz del mondo gospel, le note condivise con i tanti compagni di viaggio, gli incontri su sentieri comuni di linguaggi apparentemente diversi. Da Simonetta Zauli, alla prossima.